Ammazza che mazzata! Mamma mia, ragazzi! Porca miseria! Allora, è chiaro che in questo video parlerò anche di Francia, Francia-Perù. Ah, è chiaro che la copertina è la mazzata dell'Argentina. Allora, che la Croazia sia un'ottima squadra, l'ho sempre detto, e ho detto attenzione alla Croazia, perché è una squadra che è lunatica, perché è una squadra baltica. Le squadre baltiche sono molto lunatiche. Ma proprio i giocatori loro sono molto lunatici, no? Ad esempio, fotografia perfetta è Vucinic, no? Giocatore che ti fa la partita da 10, ti faceva la partita da 4. Brozovic pure, ti fa delle partite mostruose e poi ti fa delle partite che è irritante. Però è sicuramente indubbia la qualità della Croazia, cioè la Croazia è una squadra veramente forte. A differenza dell'Argentina. Ragazzi, l'Argentina ha un vantaggio. L'attacco per colpa è inutile, tutti vanno contro San Paoli giustamente. Il problema è che la formazione non l'ha fatta San Paoli, l'ha fatta Lionel Messi, quindi io vado contro Messi. Per colpa di Messi, Dybala, Higuain e Di Maria stanno in panchina per vedere giocare onestamente i giocatori, cioè che ragazzi, in Serie A non giocherebbero. È inutile che c'è Pavon, Meza, ma chi sono? Ma chi sono? Ma lo stesso Aguero, che aveva un senso 10 anni fa, e pensate che questo ragazzo qua, bombato dai media in una maniera vergognosa, io credo che sia sopravvalutato all'infinito Aguero, cioè ha fatto un gol nella storia dei mondiali, cioè, ma cioè, volendo vedere, sarà forse meglio Higuain, no? Forse era meglio portare Icardi, cioè. No, ha portato Agüero e lo conferma titolare. Cioè, la scorsa partita ha fatto gol e questo è vero. Il primo gol della sua storia ai mondiali. Ma poi, ragazzi, è stata fatta una partita indecente con l'Islanda. E poi, Meza, Pavon. Poi chi è che c'era quell'altro? Ma chi so? Cioè, ragazzi, ma chi sono? Cioè, tu hai Dybala, Di Maria, Higuain in panchina. Cioè, mi fai giocare sta gente. Meriti di uscire, meriti di uscire, meriti di uscire. Adesso l'Argentina è aggrappata soltanto all'Islanda. Se domani l'Islanda dovesse battere la Nigeria, l'Argentina per me può già chiudere. Basta, basta, ha chiuso, perché non è matematica, non c'è la matematica, ma è molto vicina. Perché l'Islanda, ve lo dico subito, con la Croazia non si faranno male. Perché l'Islanda vorrà passare, la Croazia vorrà al primo posto, un bel pareggione. È buona, quindi deve sperare che la domani la Nigeria faccia risultato, possibilmente una vittoria della Nigeria. E ciò non potrebbe non bastare, perché non sono così convinto che questa Argentina batta la Nigeria. E quello che ho visto oggi è indecente. La difesa dell'Argentina è più scarsa di quella del Benevento. Se io prendevo il Benevento e gli facevo fare la partita qua oggi contro questa Croazia, perdeva, ma la difesa non faceva questa figura. Non faceva questa figura. Io sono convinto ci siano dei giocatori che giocano veramente in squadre importanti, che mi domando come facciano a giocare a pallone. Otamendi è costato un capitale, probabilmente per quello gioca, perché oggettivamente, tecnicamente è una roba inguardabile, inguardabile. Ma anche lì hai Fazio in panchina, che ha fatto un campionato pazzesco con la Roma, e mi metti dentro Otamendi. Vuol dire andarsi a cercare le sfighe. E vuol dire andarsi a cercare le sfighe. Tagliafico, Tagliafico, Tagliafico. Ma non è una gara di giardinaggio, è una gara di mondiale di calcio, cioè Tagliafico. E anche lì Ansaldi, io non sono un estimatore di Ansaldi per nulla. Cazzo, ma Ansaldi è in confronto a Roberto Carlos. Cioè, boh. Boh, veramente, cioè, rimango basito, basito dall'Argentina che si fa male da sola. L'Argentina si è fatta. Quest'anno il mondiale, l'Argentina. E avete presente quel meme che c'è quello che gira, che ha il bastone, se lo infila nelle ruote e cade, e poi maledetto e pensa, ne so, a qualcun altro che non c'entra niente? È la stessa roba. Stessa roba, l'Argentina si è suicidata a questo mondiale. Suicidata, e domani deve tifare la Nigeria. Perché se domani l'Islanda vince, è finita. L'Argentina va a casa, ve lo dico proprio papale, va a casa. E non vince, se domani l'Islanda vince, l'Argentina non vince manco con la Nigeria. Dai, ragazzi, su, cavolo. Quello, poi, c'è da dire adesso, parlando un attimo almeno di Francia-Perù, perché bisogna parlare anche di quello. La Francia ha vinto, non ha convinto, però vince, ragazzi, non convince, ma vince. Sarà stato morbido il sorteggio, sarà quello che volete. Intanto la Francia è agli ottavi, e si è messa agli ottavi. Poi, boh, vediamo. Bella partita di Matuidi, a me è piaciuto, ha recuperato un sacco di palloni. Poi, chiaro, coi piedi è quello che è, però il recupera palloni lo fa veramente con un cuore enorme.
ed è riuscita a passare il turno contro un Perù che oggettivamente anche loro, poveracci, sono proprio un po' scarsi, ecco. Nonostante abbiano veramente rischiato poi alla fine di pareggiare, probabilmente meritavano anche, però la Francia, fortuna o non fortuna, il turno l'ha passato. Ma l'Argentina andrà a casa e non può appellarsi alla fortuna, sfortuna. La Croazia li ha surclassati. E ripeto, quando tu hai la fortuna di avere in una squadra Dybala, Higuaín, Di Maria, Messi, ci metto anche Agüero, perché comunque Agüero non è una pippa assurda, è un buon giocatore, non è un fuoriclasse assoluto, ma è un buon giocatore. Tu hai questi 5 qua, non dico che devono giocare tutti e 5, ma questi 5 a turno devono giocare. Se tu questi 5 qua non li fai giocare Meza, Acuña, poi chi è che c'era? Tagliafico, sta gente qua, hai Otamendi che gioca per lo sponsor, perché a me non posso pensare che giochi per le qualità tecniche, perché è veramente una roba, un paracarro, e hai gente come Fazio in panchina. Se fai giocare Tagliafico e tieni fuori Ansaldi, ragazzi, te le meriti e te le torni a casetta tua. E mi dispiace dirlo, quindi ragazzi, è così, quindi domani i tifosi dell'Argentina dovranno tifare, si comprino la maglia su calcio a basso costo, a proposito, andate a vedere sempre quel sito lì, si comprino la maglia della Nigeria e tifino Nigeria, almeno per questo turno, perché altrimenti, ragazzi, è game over, se ne tornano tutti, si torna tutti a Buenos Aires, tranne ovviamente Dybala e Higuaín, che li rivolgo a Vinolo il prima possibile, visto che lì non vengono rispettati. Ragazzi, io vi saluto e diciamo che è stato abbastanza ricco il video, abbastanza lungo, ma chiaramente è dovuto alla batosta dell'Argentina inspiegabile. Ho parlato solo 2 secondi della Francia, ma perché diciamo che la notizia vera è la legnata che ha preso la Francia, poi l'Argentina, poi la Francia ha vinto, si potrebbe aprire libri anche su quello, però principalmente quello. Ragazzi, io vi saluto perché domani è un'altra giornata ricca di video. Ricordiamo che domani si giocherà domani sera. Domani pomeriggio c'è il Brasile, quindi farò il video post-Brasile e poi basta, perché gli altri non giocano, giocatori della Juve, non so neanche se le vedrò, perché dovrò anche lavorare, tra l'altro, tra una cosa e quell'altra. Domani sera dovrei fare il video post Juventus-Inter finale del campionato Under 16. Purtroppo oggi è andata male l'Under 15 femminile, domani vediamo se l'Under 16 rigira un po' le carte. Sarà difficile che l'Inter è molto forte, ma staremo a vedere. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!